Tutti sono Fox e benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Questo, come potete benissimo vedere, sarà un piccolo vlog che volevo fare perché, boh, è una cosa che mi diverte e non avevo niente, cioè in realtà qualcosa da fare ce l'ho ed è anche legato a voi, a YouTube. Solo che voglio anche portare un vlog oggi su quello che farò, parlerò anche di qualcosa di interessante che non so ancora adesso, quindi nella intro non saprete di cosa parlerò, ma dovrete andare avanti nel video. Oltre al fatto che comunque io devo cagare tantissimo, quindi perderò minimo una mezz'oretta, vi devo far vedere una cosa molto importante. Cioè, oggi è lunedì 12, questo video uscirà dopo. Per farvi vedere quanto io di solito sono in orario e in anticipo con i miei video, ora vedrete che giorno è oggi. Avete visto l'ora? Sono le 10:11, il video deve uscire tra neanche 4 ore e io devo ancora iniziare ad editarlo. Ok, sono passati 40 minuti, sì, non è tantissimo tempo per voi visto che sono 10 secondi, per me sì. E volevo solo dirvi una cosa veloce, non ho ancora iniziato a editare e sì, lo sapevo, cioè comunque inizierò all'una io probabilmente. Ma semplicemente volevo umiliarmi davanti a voi, visto che tanto YouTube è fatta per umiliarsi ormai, facendovi vedere una mia performance di qualche sera fa. Cioè praticamente io e i miei amici eravamo a sto bar e fanno: se volete giocare al biliardino senza pagare, biliardino, calcio, balilla, come lo volete chiamare, uno di voi deve cantare al karaoke. Tutti si girano verso di me e e il barista mi dice: volendo puoi cantare Ligabue visto che c'è la serata tributo. E io: e niente, ho cantato un paio di canzoni. Nell'ultima mi è stato fatto un video, naturalmente l'ho chiesto io perché volevo vedere quanto bene cantassi, e diciamo che la barista voleva solo leccarmi il culo quando mi ha detto, quando mi ha chiesto: ma dove canti? È meglio se adesso vado a fare il video, né? Fortuna che era calciomercato, raga, perché sono riuscito a cavarmela in un'oretta circa e adesso siamo qua a fare la miniatura. Sto cercando un punto in cui prende più luce, che non sia luce diretta possibile, ma è impossibile. Io non so, magari qualcuno di voi fa video e non sa come fare le miniature. Io uso Canva, che è un sito molto utile, canva.com, in cui inserendo su dimensioni personalizzate 1280x720 farete delle miniature perfette per il vostro video, diciamo. Se avessi un cavalletto, un qualcosa, un qualcosa che mi tenga sul telefono o a una fotocamera che sia tenuta su da qualcosa, io sarei molto felice. Sto prendendo tempo perché internet non va se c'è anche un rendering di mezzo. Questo è uno sfondo tutto nero. Per De Olofeo alla Juve. Aspettando che si carichi l'immagine, faccio vedere velocemente come farò quella miniatura, sperando di trovare tutte le cose velocemente. Ho avuto una piccola idea che non è geniale affatto, anzi, però alla fine è sempre una buona idea. Contate che io sto facendo tutto col braccio sinistro visto che resto occupato. C'è tipo De Olofeo che nell'esultanza sceglie la Juve. E cos'è che volevo fare? Adesso c'è solo da scrivere De Olofeo alla Juve e mettere season 2 e quelle cose che metto di solito, episodio 1. Ad esempio, De Olofeo alla Juve. Punto di domanda. Di solito io uso un Alpha Slab 1 perché è il più carino, diciamo, di cose del genere. Sembro uno di quei bambini che fa i tutorial, che parla ogni 10 secondi, dice due cose e mi fa venire nervoso. Però ero troppo concentrato sul da farsi, quindi raga, la miniatura sarà quasi pronta, ma voi l'avrete già vista e noi ci vediamo tra un bel po', diciamo. Raga, fatta la miniatura, cazzo, se devo tenerlo in alto farò figure di merda dappertutto. Comunque stiamo scendendo le scale per uscire di casa e per andare a cercare posti in cui cercano del personale, perché io ho bisogno di un lavoro.
nonostante abbia lasciato il curriculum 2-3 giorni fa in giro, quindi forse un pochettino dovrei aspettare. Adesso vediamo se c'è qualcuno che mi può dire, mi può far fare figure di merda. No, c'è solo un sole della Madonna. Quindi, occhiali e si vola. Sono già 10 minuti che cerco e non ho ancora trovato niente. Diciamo che non sono una persona troppo tenace e che qua non si vedrà neanche molto, però non so perché sto andando verso la mia scuola, visto che non c'è praticamente nessuno fuori, quindi i bei vecchi ricordi riaffioreranno sempre. E niente, wow, che bello quando non c'è nessuno per strada e puoi vloggare come Stepney. La nostra ricerca continua e non si fermerà mai, infatti ho già girato, avrò camminato 300 metri neanche, quindi avete già capito quanto sto facendo. Adesso sto girando un po' le varie piadinerie della zona e chiederò un po' se serve in giro, perché avere un lavoro vicino a casa è molto meglio che averlo a 200 metri. Bella! Ok, praticamente non cercavano, la tipa non voleva che io le rubassi il posto. Comunque ho appena dato il brutto esempio dei bambini e ve lo racconterò dopo quando passano i vecchietti. Praticamente c'erano dei bambini dall'altro lato della strada, io ho tirato una piccola ceccatina e i bambini fanno "che schifo, ha sputato" e hanno cominciato a sputare, quindi diciamo che non sono una brava persona. E adesso tornerò a casa perché sono affamato, è già mezzogiorno e un quarto e la gente mi continua a guardare. Finalmente siamo arrivati a casa e mentre tornavo mi veniva a mente una domanda. Come fa Stepney a rendere tutti i suoi blog interessanti? Cioè, nel senso, tu li cominci a guardare e continui perché c'è sempre qualcosa di divertente o di interessante. Io ci provo, ma non ci riesco, ho cancellato 3-4 blog una volta perché provavo a farli, dicevo mi diverto, ma non avevano un minimo di contenuto. Io un minimo di contenuto l'ho portato, cioè se trovate una che non è la responsabile vi dirà che non c'è posto di lavoro perché vuole tenerlo per sé, ha paura che la licenzino, specialmente se è appena arrivata o è arrivata da poco. Comunque vi faccio vedere qua che tra 8 minuti, 7 minuti sarà online il video della carriera, il primo episodio. Quello è l'unico posto in cui non ho problemi di connessione, in 10 minuti ho il video già pronto praticamente. Ed è una cosa troppo positiva. Comunque, il mio programma di oggi in teoria è andare ad allenarmi e poi giocare un po' a basket. Probabilmente non riuscirò a registrare mentre gioco a basket perché o gioco con una sola mano oppure devo piazzarlo da qualche parte o chiedere a uno dei bambini che gioca all'oratorio di andare a tenermelo in mano e inquadrare bene, cosa molto difficile. Però durante l'allenamento penso di riuscire a inventarmi qualcosa. Adesso faccio le cose che devo fare per preparare il video e penso che sarò pronto per mangiare, anche se a voi non frega proprio un cazzo di quello che faccio. Non so perché sto facendo questo video interessante quanto una pannocchia atterrata in testa a un morto. Perfetto raga, allora siamo giunti a destinazione, la palestra dei poveri, che in realtà è un piccolo garage scantinato, una cantina bellissima con i nostri manubri bellissimi, visto che oggi visto che oggi si fanno solo braccia, ho in mente delle inquadrature fighe da fare nei vlog tipo Stepney. Però dipende se qualcuno riuscirà a farla o no, quindi vedremo se tutto questo sarà possibile. In caso farò delle quadrature normalissime come gente che non sa fare. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you're
can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Che brazza della Madonna. Ti piacciono le mie braccia? Fiega, me le scoprirei tutte. Lavoro una sera con gli bicipiti. Che schifo. And the world's gonna know your name. Regà, la giornata è quasi finita, siamo stremati dopo una faticosa giornata di basket. Poi cos'è che abbiamo fatto? Un cazzo basket. E diciamo calcetto, che figa. Stiamo tornando, vabbè, calcetto non si dice neanche, cioè nel senso calcio balino. Lì non c'è possibilità che io perda. Insomma, ieri ti ha fatto il culo alla fine. Era qualcosa da due. Hai visto? Quando non è calcio tanto, balilla quello. Non è tanto dinamico, hai visto come ti funziona. E adesso si torna a casa, doccia, si mangia. Doccia mia tarda. Devo fare la doccia io. Spero che non la farai. No, ogni tanto mi lavo. Hello darkness, my old friend. Se riesco a questo video lo faccio uscire martedì. Poi domani. Non dire martedì come se fossimo lontani da martedì. Lo so, non riuscirò mai a farlo uscire martedì. Poi il giorno dopo dovrebbe uscire di nuovo la carriera, se riesco. Era la Ale. Era tipo la Ale. Ok. E niente, vi ho detto i miei piani. Questo è un vlog del cazzo. I miei vlog non hanno mai niente di concreto, non si succede mai niente. Succede qualcosa nel mio vlog. La tua palla, la tua faccia è diventata una palla per 2 secondi. Sì, che novità. Mi hai trovato il titolo del video. La mia faccia è diventata una palla. Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's. LeBron James. Naturalmente le NBA Finals termineranno martedì notte, cioè nella notte tra lunedì e martedì. Tutta Golden State che non ha vinto un titolo in 40 anni, poi in 3 anni ne ha vinti 2. Si può! Forse niente, ricordo che persone il prossimo amico sono Anna Baker io. Oh! Io ti giuro. Un giorno facciamo un vlog solo dissing Anna Baker. Bene. E un altro giorno facciamo un vlog solo speaking in English. Ok. Non è questo. Poi Titti. Quella è l'apertura del video. Questa è la mia chiusura. Allora, se è roar dirò. Ah, non ti regge la batteria. Non mi reggerà mai la batteria, c'ho il 16%. Porca troia. E mi fa male la spalla. Mamma mia, stai reggendo un telefono da 20 grammi. Sì. Forse un po' di più, dai. What does the fox say? Nada. Nada, because fox ain't got no words to say anymore. Mi sento Misha a parlare così. Anymore. Vabbè, vecchio. Ah, comunque spero che vi piacciono le nuove canzoncine che ho rubato da NCS e... Bella, ci vediamo dopo. Grazie, ciao. Raga, scusate il rumore, ma non ho voglia di muovermi, mi sono appena anche svegliato. Siamo al giorno dopo l'ultimo clip che avete visto e diciamo che non sono riuscito a filmare ieri sera per motivi normali, cioè nel senso... Mi stavo divertendo, non mi è venuto in mente di tirare fuori un telefono e cominciare a fare video strani a caso. Comunque sono le 11 del giorno 13, penso, 14. Non ho ancora iniziato a editare questo video, dovrà uscire tra 3 ore. Io spero che vi sia piaciuto, in caso volete lasciare un piace, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo a un prossimo video che spero sarà domani con la... carriera, ma non ne sono sicuro, spero proprio di sì, però e ciao a tutti.